Buon salve, miei giovani Padawan, e bentornati su Fallout 4. Purtroppo ho dovuto trascurare un pochino questa serie perché è uscita una vagonata di roba e in più Fallout 76 è stato aggiornato e quindi ho dovuto spostare la mia attenzione su altri contenuti. Oggi, molto semplicemente, andiamo avanti dal punto in cui ci eravamo fermati e andiamo a fare la quest dedicata a Curie, anche perché dobbiamo portare avanti tutte le varie interazioni con i personaggi per ottenere le loro abilità. Detto questo, non vi faccio perdere ulteriore tempo e direi che possiamo iniziare. Allora, eccoci qua. Siamo ad Acadia, perché avevamo appena finito di fare tutta la parte dedicata ad Ima e alle varie informazioni, poi dovremmo fare anche le sue interazioni. Qui abbiamo Curie e se non sbaglio dobbiamo andare direttamente a Far Harbor e passare nuovamente nel Commonwealth. Fa vedere. Sì, esatto. Infatti ci dice di tornare qua e prendere la strada per il Commonwealth, perché dobbiamo andare a, come si chiama, a Good Neighbor dalla dottoressa. Direi che ci vediamo direttamente là e non vi faccio perdere tempo con gli spostamenti. Allora, intanto lei comincia a dire robe legate alle nozioni di questo luogo. Allora, qua, ok. Corri. Vediamo cosa ci diranno da fare, anche perché, sinceramente parlando, questa quest non me la ricordo assolutamente. Non so se sia veloce o meno. Così hai scelto di schierarti con l'istituto. Sì. Alla fine vincono sempre loro. Esatto. Non sempre Dottoressa, loro, sempre noi. la mia amica ha bisogno del tuo aiuto. Oh, non sono un meccanico. Che cosa potrebbe mai volere da me? Oh, questa dottoressa può aiutarmi? Salve, dottoressa. Vorrei scaricare i miei dati e la mia programmazione base in un cervello umano. Tu vuoi cosa? Dice sul serio. Sì. Curie possiede parecchi dati di ricerche prebelliche, ma non può continuare il suo importante lavoro da robot. Perché no? I miei sistemi robotici hanno delle limitazioni fondamentali. Non possiedo l'ispirazione degli umani. Non ho mai preso in considerazione di fare una cosa del genere. È un problema interessante. Il trasferimento dei ricordi non sarebbe difficile. Le passiamo spesso da cervello a computer e viceversa. È così che funzionano le capsule. Ma la sua personalità? La robotica e la programmazione aggiuntiva del processo decisionale? Un normale cervello organico non saprebbe come gestirle. Un cervello sintetico, invece, beh, è già qualcosa a metà strada tra i due. Eh già. Non starai suggerendo di... Non ucciderò un sintetico. Non sto suggerendo nulla del genere. Lascia che ti spieghi. Ho già lavorato sui sintetici. Ho resettato le loro memorie in modo che potessero vivere liberi dall'istituto. Ma la procedura non sempre ha successo. Se qualcosa va storto, possono rimanere in stato catatonico, vivi ma privi di cognizione. Conosco una guardiana che si occupa di un sintetico con cervello morto. Se accetterà, potremo provare a trasferire la coscienza della tua amica. Ci Vorrei provare. serve soltanto il consenso della sua guardiana. Dammi un giorno per mettermi in contatto. Sono tipi cauti, ma credo che mi ascolteranno. Io Quindi resterò devo con la far dottoressa. passare il Se tempo. tutto va bene, voglio essere pronta all'operazione. Allora, La tua guardiana provo dovrebbe a far rispondermi presto. passare È il una tempo che non così. perde tempo. E vediamo se la quest va avanti, perché magari devo fare delle missioni nel frattempo e far progredire il gioco in quella maniera. Adesso mi provo a sedere e far passare 24 ore. Eccoci qua, ho fatto passare semplicemente 24 ore e mi ha dato il puntino, quindi direi che la quest è andata avanti senza problemi. No, mi sono persissimo. Ok. Eccoci qua. Sei Scusa. tu che vuoi usare il corpo di G519? Io non ho più tappi necessari a tenerla in vita. Il supporto vitale non è facile né economico, sai? Stavo per staccare la spina. Quello che mi proponi suona un po' meglio. Meglio che lasciarla decomporre. Userà ciò che resta della sua vita per qualcun altro. Sì, mi sembra giusto. Dato che G5 non ha nessun altro, per quel che vale, hai il mio consenso. Grazie. Anche So che non deve perché essere facile. Sì, i io sintetici più la lascerò. avanzati sono mezzi Curie, organici. iniziamo. Curie, terra
termina tutti i processi non essenziali. Quindi se rimane lì la parte biologica muore. Eccola qua. No! Perché? Vabbè, niente. Devo provare a guardare se mi si corregge con una mod. Io il mio petto. Che succede? Respira. È una funzione autonoma. Lascia che il tuo corpo faccia ciò che deve. Io questa cosa non l'ho capita e non la capirò mai. Mi sento strana. Non è così, così curi. Riesci a sentirmi? Qual è il tuo nome? La mia denominazione è Contagions Vulnerability Robotic Infirmary Engineer. Oppure Curie. Mi hai fatto preoccupare. Non preoccuparti, mi sento meglio. Bene, molto bene. Ora testiamo alcune funzioni cognitive. Quanto fa 1 più 2? 3. Se ti lanciassi addosso una palla da baseball, che cosa faresti? Mi sposterei. Pensa a un ricordo intenso. La prima cosa che ti viene in mente. Parlamene. Il dottor Burrow era molto vecchio. Era l'ultimo scienziato rimasto della mia sezione del Volt 81. Era nel suo letto, molto debole. Mi ha detto, Curie, devi... E poi è morto prima di finire la frase. Sento qualcosa di strano. Non ho mai capito perché le mod gli modificano l'aspetto. Forse provi dolore per un amico. Questa unità non ha amici. Ma, ecco, mi si stringe il petto a pensare al povero dottor Burrow. L'operazione sembra riuscita. Beh, credo che la tua nuova amica avrà bisogno di tempo per adattarsi. Potrebbe aver bisogno del tuo aiuto durante la transizione. Grazie, dottoressa, per questa opportunità. Beh, intanto devo equipaggiarla. Mi scuso se a volte ciò che dico ha poco senso. Ci lavorerò su. Vincono sempre loro. Ah, me la dà già alleata. Ok, perfetto. Andiamo a equipaggiarla completamente. Intanto, e dopo facciamo tutte le righe di dialogo. Eccoci qua. L'ho messa a posto. Sono riuscito a mettere semplicemente una mod per i capelli che ha sovrascritto il suo aspetto base a questo, che in realtà è il suo aspetto base con i capelli diversi. Ehi, che vuoi? Vediamo cosa mi dice di bello. Aspetta un secondo. No. Ricordati, respira. Continuo a pensare che se me lo dimentico, niente più Curie. E all'improvviso tutte queste cose emozionanti. C'è qualcosa di nuovo. E se mi distruggessero il braccio? Ora non è così semplice ripararlo. Eh no. Non preoccuparti, ti aiuterò io. Questo mi fa sentire meglio. Calma, io me la caverò. Comincio ad abituarmi. Presto, spero. Abbi pazienza. Sono certa che la mia ricerca avrà una svolta con questo magnifico nuovo hardware. Lei fa molto ridere quando parla, perché è sempre così. Ehi. Non so neanche se attivargli il cappello. Sempre quello di Minuteman, fa vedere. Vabbè, si può starci. Fammi vedere che la mod che ho messo non abbia modificato Kate. Così tanto mi sfianca. Dov'è? La sento, sarà qua sotto. No, ok. Perché anche lei aveva avuto dei problemi, se non ricordo male. E avevo dovuto metterci la mod per i capelli per riportarla all'estetica base, solo con i capelli diversi. E niente, abbiamo fatto subito questa missione, quindi direi di andare a fare almeno la parte di discussione con Dima, quella legata a tutta la roba di Acadia, anche perché sennò il video viene troppo corto. Allora, eccoci qua. Ah, devo parlare con loro due? No, aspetta. Fammi un po' leggere. Ottieni programma. Ah, ok, questo. Ehi, Dima, ti serviva qualcosa? Mi sembrava di aver bypassato la cosa. So che hai lasciato dei ricordi in una vecchia base di sottomarini. E che temi finiscano in mano ai figli dell'atomo. Non hai perso tempo. Speravo che nutrissi un sincero interesse nei nostri confronti. Come no? Forse ne hai fin troppo. Può essere un'opportunità per entrambi. Se inviassi uno dei miei, i figli dell'atomo scoprirebbero subito che viene da Acadia. Invece tu sei un volto nuovo qui sull'isola. D'accordo, dimmi tutto. Prima di tutto, vorrei capire quanto ne sai. Hai qualche domanda da farmi? Su Far Harbor, i figli dell'atomo o
i miei ricordi. Non mi serve sapere altro. Allora, il piano è semplice. Fingi di essere una nuova leva e infiltrati tra i figli dell'atomo. Accedi alla loro base. Troverai i miei banchi di memoria nel vecchio centro di comando. Ok. Sorvegliati da misure di sicurezza prebelliche. Ti darò il programma necessario per accedere ai miei ricordi. Portami tutto ciò che trovi. Non mi viene male. Una semplice violazione. Ti ritroverai in una versione della mia stessa rete neurale. Appunto. Che ti contrassegnerà come elemento estraneo. Nel programma ho caricato alcune istruzioni che ti aiuteranno a farti strada all'interno. Mi dispiace, ma è difficile da spiegare senza vederlo con i tuoi occhi. Sì, è un puzzle game stupidissimo, lunghissimo e abbastanza irritante. Troverò i tuoi ricordi, Dima. Se siamo fortunati, le difese prebelliche sono ancora in piedi. Ma questo significa che dovrai riuscire dove i figli dell'atomo hanno fallito. Un ultimo avvertimento. Qualunque cosa tu faccia, non attaccare direttamente i figli dell'atomo. No! L'obiettivo finale è portare la pace. Sì, sì. Se li attacchi, diventeranno ostili con il mondo esterno. Non ti preoccupare. Tranquillo. Non vado lì e li attacco come prima cosa senza neanche parlargli, così posso entrare senza tante minchiate di trama. Anche perché, mio caro Dima, adesso non l'ho ancora fatto, ma c'è una quest secondaria che non tutti conoscono, che si può andare a fare grazie al fatto che faccio parte dell'istituto e ne sono a capo, ovvero parlare con il responsabile dei sintetici e venire qui con una bella squadretta per devastare. Dima sono nelle tutti. Mani dei figli dell'atomo. Ha paura di ciò che scopriranno. Allora, quei presagi di morte si riferivano a questo. Dima non aveva intenzione di distruggere l'isola. È preoccupato per ciò che faranno i figli dell'atomo. Oppure nasconde ancora qualcosa. Cosa può esserci in quei ricordi per abbandonarli? Al loro interno ci sono davvero informazioni pericolose. Puoi entrare? Nei suoi ricordi, dico. A patto che tu riesca a superare i figli dell'atomo, ovviamente. Ho un programma scritto da Faraday e Dima. In teoria dovrebbe aiutarmi ad accedere ai banchi di memoria. Davvero? E come funziona? Quando ho dato un'occhiata ai suoi computer, Dima era collegato alla sua sedia. Avevo appena iniziato a capire come funzionava la cosa. Mi chiedo, dovrai collegarti ai vecchi banchi come fa lui? Una specie di connessione tra la testa e il computer. Scommetto che funzionerà così. Si chiama connessione neurale. Faraday tradurrà i pensieri e i dati di Dima, aiutandoti a superare ogni misura di sicurezza. Scusa, sto procedendo per ipotesi. È solo che... Beh, è una cosa emozionante, non credi? Mi farei sapere cosa scoprirai? Io terrò d'occhio la situazione. Sì, tranquilla. Recupererò i ricordi di Dima e vedremo cosa ne ricaveremo. Buona fortuna. Hai un momento, per favore? Già. Certo, mi piace parlare con te. Anche a me. Ti devo così tanto. E non vorrei sembrare ingrata, ma temo di riuscire a malapena a contenermi. Ok. Va tutto bene. Sono qui per te. Grazie. Significa molto per me. Diventare un sintetico è travolgente. All'inizio ho dovuto lottare per padroneggiare le funzioni base. Lavarmi i denti, operare con solo due mani e tutto il resto. Ma ora sono piena di pensieri illogici e di sentimenti. Come posso fare qualcosa con questa confusione in testa? Ma guarda, io ci provo, tanto. Spero che alcuni di questi sentimenti illogici riguardino me. Vedi, non so neanche come affrontare questa cosa. Lo fai sembrare così facile. Come respirare. Per me è difficile concentrarmi, fare ricerca. E l'ispirazione è più sfuggente che mai. Temo che non riuscirò a donare nulla al mondo. Al mondo? Esagerata. Ma di certo hai fatto una grossa differenza per me. Altri sentimenti. Non ho parole per definirli. L'unica ancora di salvezza in tutto questo sei tu. Da robot ti stimavo molto. Ma ora è qualcosa di più profondo. Sono ancora leale. Ma ora lo faccio perché lo voglio. Perché c'è amicizia tra noi. Ancora. Quindi c'è solo un'amicizia tra noi.
niente di più. Tanto fallisco miseramente. Le tue parole non hanno molto senso per me. Devo tagliare corto. I miei occhi hanno un malfunzionamento. Addio. Perché avendo il carisma 1, finché l'affinità non arriva al massimo, non posso massimizzare il rapporto che ho con lei. Stesso problema che avevo con Kate. Grazie alla mod questa cosa è un pelo velocizzata. Meno male, se no ci metterei 30 anni. Sì, lo so, dovrei alzare carisma, ma no, non lo voglio. Per il semplice motivo che sono punti buttati al mio livello. Ma ho livellato? No, quasi. Devo arrivare al 38, se no non posso modificare l'armatura che ho nel bunker e non posso ripararla. Dovrei livellare un pochino prima di andare a fare questa missione. Intanto possiamo andare verso il luogo dove stanno i figli dell'atomo, dato che si trova letteralmente dall'altra parte della mappa. Bene, bene, bene. Siamo qua ad Acadia e dobbiamo andare qua. Beh, non è neanche così tanto lontano. Il fatto è che in mezzo c'è dell'acqua è una cosa che mi urta drasticamente. Perché vuol dire... Ah, c'è la strada anche di qua? Non me lo ricordavo. Poi andiamo pesantissimamente in mezzo alla nebbia, quindi ci attaccherà letteralmente di tutto. Spero che aver armato fino ai denti curi dia una mano. Oh, funghi. Mi. Oh no, il corpo può riparare i tessuti danneggiati, ma troppe radiazioni. Oh oh. Cos'è? Ah, no, io guai. Ti consiglio cautela. Qua bisogna stare attentissimi. Oh, ho capito che ce l'ho Yaoguai, gioco. Aspetta, riesco a cecchinarlo. Ti vedo. Un è andato. Ah, ce n'è un altro. Mi sa. Oh, aspetta. Ce ne sono più di quanto pensavo. No! L'ha ucciso lei. Ma ce n'erano tre? Maledetti. Allora, Yawai mi one shotta. E se non mi one shotta ci manca poco. A cui, meno male che sono riuscito a ucciderlo sparando senza mirare. Ho fatto no scope. Allora, di là. Ok. Teniamo la carabina, va. Adesso ci facciamo il viaggetto insieme fino al luogo in cui dobbiamo arrivare. Poi però mi avvicino e basta e non vado avanti perché il difetto di... Ah ok, posso venire di qua. Di questa missione che è una palla disumana. Io vorrei già essere al 38 per la modifica dell'armatura atomica. Adesso quasi quasi... Sento... Sento sparare. Le rane, no, stiamoci lontano. Vorrei evitare di attivarla. Devo stare attento perché si nascondono anche sugli alberi. Ma dov'è? Ah, eccole, le vedo. Una, due, tre. Come vedete, le bastarde si mettono con il... la loro tipo lucina di fianco ad altre piante che hanno la cosa identica. Muori, ma... Cosa mi aveva mirato? Perché mi aveva mirato qualcos'altro? Ok, no. Sento sparare anche un botto. Comodo avere il fucile da cecchino col silenziatore. Sento sparare sia in fondo che da dietro. Comunque stavo pensando che molto probabilmente la modifica all'estetica di Curie è data dalla mod... Ah, sei te. Mi hai fatto venire un infarto. È data dalla mod dei Minutemen. Oh, questa è una casa. No, qua non c'è una casa. Qua c'è un coso, un luogo pieno... Ma sono ancora lontano. Di paredoni. Attenzione.
L'ho lisciato. Forse ho individuato Danny. Riprendo le operazioni difensive. Meno male che c'ho il silenziatore. Basta. E volevo fare il l'American Sniper di turno e cecchinare tutti dalla distanza. Liscio. Liscio. Dov'è? Uno è qua. Oh, eccoti qui. Morto. Liscio. Nemico avvistato. Le continue ostilità non sono qui. Tirate. Più tardi analizzerò questi registri in cerca di dati interessanti. Andiamo un po'. Forse è meglio questo. Siamo stanchi, eh? Quanto riuscirai a reggere? Muori. Ok. Se lo dici tu. Oh. Ah, non mi fa scendere da qui? No, peccato. Devo fare il giro. Siamo sotto attacco. Riprendo le operazioni difensive. Ne manca uno. Dove cavolo è? Oh. Allora. Mio. C'è una torretta. Mio. Le tue azioni potrebbero provocare. Mio. Lei non so chi sta sparando. Ah, la torretta. Brava. Ah, c'era uscita anche qua. Ok. E abbiamo liberato anche questa zona. Allora, le granate, vabbè, prendila. Possono sempre essere utili. Dovresti evitare a tutti i costi le radiazioni. È la nebbia. Cioè, ci posso fare poco. Ma basta questi mostri. E qua c'è veramente pieno, Far Harbor, a differenza della zona classica. Oh, è solo un cane. Adesso non lo è più. Adesso è un cadavere. Ma più che altro, oddio, devo stare attento agli striscianti perché quelli mi one-shottano. Devo vedere di trovare un luogo vicino a dove dobbiamo arrivare per scoprire il posto, poi magari livello e ci torno con l'armatura atomica. Anche così di base, proprio non mi garba troppo la questione. Oppure posso scoprire il coso dei figli dell'atomo e scoppiarli drasticamente tutti fin da subito. Non me lo ricordo. Oh. Ma mi ha fatto venire un infarto se era lei. Ho sentito un rumore. È una statua? Ah no, è una nave. Mi sembra una statua. Cosa c'è là? Oh, un'altra ranocchia. Ce n'è un'altra là. Ce n'è un'altra lì. Oh, ho visto un teschio. Un leggendario. Quello potrebbe darmi qualcosa di interessante. Oh, è uno strisciante. Aia. Sto combattendo. So il critico. No, questo è letteralmente un Deathclaw. Solo più, che è più forte. Lei spara un triplo colpo del plasma. Sì, perché gli ho messo la... No! Dammi lontano! Questo mi fa un male cane se mi colpisce.
Cosa mi dai? Lanciafiamme, infligge 10 danni da freddo. Questo è grosso. E congela i bersagli con i colpi critici. Tenendo conto che un lanciafiamme ti basta mirare la faccia di una persona per applicare il congelamento. Grossa, molto grossa come cosa. Ecco, questa sì che è un'arma leggendaria definibile tale. Anzi, forse è fin troppo potente. Non la utilizzerò mai perché con la mia build non vado a massimizzare i danni da fuoco. Però è comunque un'arma energia. Voi siete tutti morti? Non mi rompete le palle? Grazie. Allora, vedo un po' di cose da sbloccare. Ah, siamo quasi arrivati. Io, sinceramente, vabbè, potrei anche arrivarci. Cioè, è che non mi ricordo se posso subito attaccarli, se devo andarmene, cosa devo fare. Olle. Olle. Ah, qua, quando ci si avvicina, vedrete che il cielo cambia e iniziano ad esserci radiazioni su radiazioni su radiazioni. Ah, ma posso farla direttamente così? E dillo subito, gioco. Meno uno. Meno due. La mia mira fa schifo. Perché qua su è tutto così pericoloso? Liscio, si è spostato. Muori. Il termine giusto sia evviva, eh? Evviva! Finiti? Finiti. Guardate la codardia degli infedeli! Chi è che parla? Ho ucciso tutti! Scopre il luogo? O devo arrivare davanti alla porta? No, forse me l'ha già scoperto e non l'ho visto io. Ok, siamo arrivati. Cosa? Non può essere. Oh! C'era rimasto qualcuno allora. Au! Quanto danno mi ha fatto? È vero che la pistola gamma non è che faccia tutto sto male. Però... loro che hanno queste armature super mega iper corazzate. Ma dov'era? Quello a cui ho sparato. Lo so che facendo così si perdono interazioni, si perdono cose particolari, ma io non ne ho voglia. Tutta la parte dei figli dell'atomo secondo me è una cosa completamente inutile. È carina da un punto di vista delle quest, se volete sapere, che ne so, la loro storia, quello che fanno, chi sono, cose del genere, o come sono arrivati qua, ma personalmente parlando non mi interessa minimamente. Devo prendere un Radaway. Eccolo qua. Allora, sono tornato ad Acadia perché la missione che dobbiamo fare adesso è lunghissima e il video ha già superato abbondantemente i 20 minuti. Considerate che il prossimo episodio, se voglio fare tutta la quest completa, non dico che durerà un'oretta, ma non sarà assolutamente corto e non sarà una cosa semplice. Quindi direi di lasciare tutto quello che dobbiamo fare al prossimo gameplay. Detto questo, qui dal vostro maestro Obi-Wan per Hobby, per oggi è tutto. Come sempre, che la forza sia con voi. Ci vediamo a un prossimo video.